Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questa nuova serie. Sì, in questa nuova serie che sto di in questa nuova puntata dei nostri gamberetti nella serie delle sette. Ecco che volevo dire questo. Nella nuova serie. Comunque ragazzuoli, benvenuti in questa nuova puntata dei nostri gamberetti alla conquista del mondo, signori miei. E io sono Maullo941 e prima di partire col video vi ricordo di lasciare like, di lasciare commenti, vi ringrazio per questo e di seguirmi sui miei social se non l'avete ancora fatto, in cui non scrivo niente di che, però mi fa piacere se mi seguite. E sia su Facebook che su Instagram mi trovate come Maullo941. Signori miei, allora, noi adesso siamo leggermente risaliti in classifica e non è male, non è male come situazione. Andiamo avanti con i giorni del calendario. Siamo al 18 ottobre 2020, siamo in League One e abbiamo un gradimento della società che è al 76, valutazione 76, non è altissimo, mi sa che c'è qualcosa che non va. Ora andremo un attimo a vedere quali erano le richieste dell'ufficio. Prima però ci andiamo a giocare la partita importante. Wilding Lewis è diventato un 64. Wilding, scusami, e Reid è un 66. Reid deve giocare per forza. Raja, Hamilton, Sutton, posto di Claston gioca Mitchell, che si sta già arrabbiando. E là davanti rimaniamo così. Morris un 62, ancora non ha il posto titolare fisso, signori miei. Però ce lo portiamo in panchina perché secondo me va bene. Vediamo cosa riusciamo a fare contro il Wacombe, dai. Ci serve. Lo scorso episodio abbiamo fatto benissimo, raga. Wacombe viene da tre vittorie consecutive, raga. La vedo male, la vedo male. Siamo a casa nostra. Il risultato finale uguale a 1-0 per noi. Grandissimi, ragazzi. Gol di Lewis. Bella così. Bella così. Abbiamo pure sbagliato il rigore al 19esimo. Ammonito Hamilton, che poi è uscito insieme a Reid e Lewis per Casadei. Casadei, non so Casadei, Craston e Mariani. Bella così, signori miei, bella così. Partenza col botto. Partenza col botto e 3 punti subito in casseruola. Bella così. In saccoccia, per meglio dire, più che in casseruola. 3 punti in saccoccia. Dai, Hamilton, che stai arrivando a 60. Dai, Hamilton, mi stai per diventare un giocatore di calcio. Dai, Hamilton mio. Ho bisogno di giocare più spesso. Lewis, ma stai a giocare? Eri in campo, Lewis. Ma che stai a dire, Lewis? Il tuo posto di squadra non è a rischio, Lewis. Ma eri in campo, ma che stai a dire? Ma perché si lamentano così tanto tutti quanti? Porca di una miseria. Che squadra di lamentosi che abbiamo. Che squadra di lamentosi. Dai così. Prossima partita contro il Peterboro. Sembra un peto, la squadra dei peti praticamente. Stiamo a giocare contro la squadra dei peti. Questi ci ammazzano con una flatulenza praticamente. Allora, Lewis sta giocando, Reid lo mettiamo al posto di Lewis visto che si è lamentato e facciamo giocare Wilding così non si lamenta Wilding. O'Sullivan può giocare Casadei? No, è ancora troppo stanco, è ancora troppo basso. Però possiamo levare Tonev per Nicholson che è diventato un 67. Mitchell, Sutton, Hamilton, Raja, sta come Leitch Schmidt. Facciamo levare Leitch Schmidt e mettiamo dentro Morris, signori miei. Vediamo come va questa coppia d'attacco. Devo un attimo variarli comunque i giocatori, raga, perché ora stanno salendo tutti abbastanza bene con l'overall. Quindi bisogna farli giocare tutti. Siamo tredicesimi noi, raga, contro il Peterborg che viene da 2 sconfitte consecutive. E noi che ce famo? 1-1. Va bene, gol di Morris. Grande Morris. Il nostro giovane la pareggia all'85esimo. Raga, un punto d'oro, signori miei. Ammoniti Casadei, O'Sullivan e Raja. Uscito il Reid per Mariani. Raga, è buono, è buono, è buono. È buono, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo, andiamo a fare gli allenamenti. Allora, vediamo un attimino cosa è successo. Mi sa che si è rotto qualcuno. Chi si è rotto? Non lo so. Allora, però va bene, perché noi in questa posizione di allenamento ci andiamo a mettere Tonev. Aspetta, no, mi sono perso. O'Sullivan, Tonev, Casadei, oppure potremmo andarci a mettere Mariani. Chi ci mettiamo? Io ci metterei Mariani, raga. Ci metterei. No, ci metterei Casadei. Sì, mettiamoci Casadei, raga. Devi allenarti in qualcosa di difficile così vedi di salire velocemente. Dai così. Poi abbiamo Nicholson, Reid e Morris. Leviamo un attimino Reid che è già arrivato a 67. No, facciamo arrivare Reid a 67, raga. Facciamo arrivare Reid a 67, dopodiché lo sostituiamo con Mariani. Lo sostituiamo con Mariani, così abbiamo anche l'altro centrocampista che può salire abbastanza bene. Allora andiamo avanti di un giorno, che dovrebbe arrivare secondo gli osservatori. Infatti, aggiornamento dell'osservatore. Chi ci ha portato dal Brasile? Alex Conceição, 53-71. No. Francisco Tavares, 64-88. No.
Adriano Maral, mamma mia che schifo, no? Fabio Ribeiro, no? Felipe Silvera è interessante, signori miei, ma i portieri siamo messi bene, quindi niente da fare. Altro osservatore, lui viene dall'Irlanda. Fanningham, 68-88, no. Donald Quinn, mamma mia, inguardabile. Jason McName, no, neanche lui è inguardabile. L'ultimo osservatore, O'Leary, dal Giappone, Masato Nakatsuka, 72-94, lui è interessante, ingaggiamolo, signori miei. Eiki Osaka, Osakawa, no. Takishida, no. E l'ultimo è Oriuki, sembra Oriuki, non era il colpo di Ryo in Street Fighter. Oriuki, ma quello era Oriuken, vabbè, niente. Comunque l'abbiamo cacciato via. Andiamo a vedere l'unico che abbiamo messo dentro, che se non sbaglio è Masato Nakatsuka. Gian Nanningham, centrocampista, 74-88, di 15 anni. Masato Nakatsuka, attaccante. Buono, buono, 1,78 m, 72-94, buono. E Davide Esposito, esterno sinistro, può crescere anche bene. Dobbiamo allenare questo Masato. Questo Masato mi sta troppo simpatico. Masato già mi sta simpatico, raga. Masato mi sta simpatico. Abbiamo sistemato gli allenamenti, dobbiamo sistemare un attimo gli allenamenti. Dai così, dai così. Dai che si va avanti e riusciamo a fare un altro allenamento prima della prossima partita. Siamo 13esimi a 23 punti, raga. Non si scherza più con i gamberetti. Con i gamberetti non si scherza più. Con i gamberetti non si scherza più. Non stiamo seguendo i piani. Cosa è successo? Sotto il profilo economico, presento un riguardo, non ce la faremo mai a fare quello che vuole lui. Donev in Bulgaria, McKinley Scozia, Raja India, Lewis Nuova Zelanda. Allora, noi dobbiamo andare un attimo a sistemare gli allenamenti, raga. McKinley è diventato un 72, quindi io direi 71. Per ora di levarlo. Per ora di levarlo. E andiamo a mettere l'attaccante, raga. Nakatsuka. Diventa fortissimo Nakatsuka. Diventa il nostro nuovo Nakata, signori miei. Che non era un attaccante, però era un grande giocatore giapponese fortissimo. Raid abbiamo detto lo facciamo arrivare a 67, Nicholson facciamo arrivare a 69, Morrison 63 e Casadei deve crescere, va bene. Qualcuno che migliora in questo giro di allenamenti? No, nessuno. Bravi ragazzi, bravi, mi raccomando. Così, complimenti, complimenti per la dedizione agli allenamenti, raga. Complimenti veramente forti. Andiamo avanti con le prossime partite, con le prossime giornate, eccola qua, la prossima partita di campionato è il 14 novembre 2020. 14 novembre 2020, allora. Hamilton, perché non mi è arrivato il messaggio che Hamilton è morto praticamente? Va bene, gioca Mbulu che è diventato un 61. Raja non c'è, gioca Braxton. McKinley non c'è, gioca Taylor. Wilding Raid, O'Sullivan, Nicholson. Tonev è in nazionale, non è vero? Sì. Mitchell, facciamo giocare Claston prima che si offende. E basta, l'unico che dobbiamo andare a levare è Hamilton, che è rotto. E ci portiamo in campo Hold. Abbiamo giocatori contati, raga. Porca miseria, abbiamo giocatori contati. Mamma mia, al momento con queste convocazioni nazionali rimanevamo senza giocatori. Dai, 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 ultima partita della giornata, raga. Ultima partita della giornata in casa contro il Coverty. Chiudiamo l'episodio bene, raga. Chiudiamo l'episodio bene. Vengono da due vittorie consecutive. E noi che ce famo? Ci perdiamo 3-0. Pesante, raga. Ammonito Sullivan. E poi è uscito il Raid per Mariani. Pesante 3-0 che ci riporta con i piedi per terra. Torniamo con i piedi per terra, raga. Ho trovato il titolo del video. Ok, ottimo. Ho bisogno di giocare più spesso. Craston mio. E non ci rompere le pelotas, amico mio. Dai, allenamenti. Casadei 21-58. Buono. Bravo Casadei. Bravo Casadei. Cresci, cresci, Casadei mio. Che a gennaio secondo me qualche altro lo dobbiamo vendere. Perché qualcuno c'ha la testa troppo montata. C'ha la testa troppo montata. Andiamo a parlare con Casadei. Qui, sì, con Casadei. Con Craston gli diciamo che il suo posto a squadra non è a rischio. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie che darete. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!